Buongiorno ragazze, buona domenica. Oggi è domenica, c'è un silenzio tombale, proprio un silenzio silenzio e si sente solo la pioggia praticamente che col suo tic-tio sui lucernai, bellissimo, è super rilassante. E da ieri sera che piove, ha fatto una pausa proprio solo stamattina intorno, cioè in realtà all'ora di pranzo, è uscito uno spiraglio di sole e poi appunto di nuovo pioggia, da pioggia in realtà fino a domani notte, quindi in teoria dovrebbe riuscire un po' di sole poi martedì, il che non mi dispiace affatto, anche perché avevamo troppo troppo caldo, adesso si sta belli freschi. Devo dire che c'è stato realmente un crollo della temperatura come avevano previsto e si sta benissimo, si sta veramente veramente bene. Così finalmente anche il mio collo guarisce perché ero piena 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 di puntini qua. Sarà stato il sudore magari di questi giorni, nonostante io mi facessi più volte al giorno doccia, bagnarmi, spray e tutto, ma boh, non lo so, mi ha fatto un'irritazione. Infatti qua mi sono anche grattata, vedete che è tutto rosso. E niente, adesso ho messo un po' di pomata, è già giorni che la metto e sicuramente adesso col fresco passa tutto. E basta, adesso c'è Riccardo giù che sta sbucciando pesche come se non ci fosse un domani. Adesso rientro, Rientro così posso parlare a volume un po' più alto, nonostante Ale dorme, ma tanto è di là in cameretta, quindi non mi sente, però fuori non mi piace urlare, far sentire, insomma. Quindi entro, tanto devo scendere a dargli una mano perché ho le pere da far andare per fare altra marmellatina di pere. Non ne abbiamo tantissime rimaste dall'ultima volta, le aveva già pulite lui e io appunto devo farle diventare marmellata. E poi appunto sta pulendo anche tutte quelle pesche che mi aveva dato la vicina, non so se vi ricordate, e così facciamo una buonissima marmellata di pesche, che è una delle marmellate che mi piacciono molto e che si trovano anche poco in giro, quindi la faccio molto volentieri. E basta, niente, intanto esco a godermi questo freschetto, questa pioggerellina e niente, scendiamo da Riccardo. Accendo la luce così magari ci vedete qualcosa in più perché fuori è veramente brutto. Abbiamo steso anche le lenzuola, cioè lavato e steso le lenzuola nuove, quelle dei Paw Patrol e quelle dei dinosauri che sono qua, perché appunto oggi è domenica, sabato prossimo torna Fede, vorrei fargli trovare il letto col lenzuolo nuovo, gli facciamo una sorpresina. E voilà, poi vabbè, qua c'è anche la divisa di Riccardo per domani notte che torna a lavoro. Adesso ieri e oggi era di riposo e quindi domani si riparte. Ma lo so, vedi, è venuto. Dobbiamo far vedere anche il patatone senza collare. È un po' che lo vedono col collare. Vi faccio salutare anche il patatone. Eh? Saluti, patatone. Niente che allarghi le cosce subito tu, sei sempre il solito. Avete visto che senza collare? Perché sta facendo il bravo, è vero? Che non si gratta più tanto. E allora, ogni tanto giochiamo col Kong, col corno di cervo. Batti 5, batti 5. E quindi so che mi chiedete sempre come va, come non va, e vuole battere 5 anche con voi, mi sa. So.
85 ragazze. Yeah! Mettete un like e schiacciate la campanella, come dice Bubi, eh? Ragazzi, allora ho fatto partire la marmellata di pere. In realtà ho messo, avevamo poche pere, come vi, forse vi ho accennato prima, quindi avevo 400, praticamente 400 grammi di pere, quindi ho messo 90 grammi di zucchero e mezzo limone. E ho fatto andare a 100 gradi, velocità 2, 40 minuti, potenza, adesso diminuisco un po', 8. Qui invece abbiamo le pesche, manca una pesca per arrivare a un chilo, la sto aspettando dal mio sbucciatore personale, e poi così dopo faccio partire questa. Questa qua invece, essendo un chilo, metto un chilo di pesche, 250 grammi di zucchero, un limone intero spremuto e sempre 40 minuti, 100 gradi, potenza 8-9, così. Marmellatine pronte. Allora, la pera è venuta solo questa qua, e invece pesca, questo grande e questo un po' più piccino. Sono bollenti, ragazzi, adesso li copro perché bisogna metterli al buio. E quindi facciamo così. E poi domattina li metto in frigo. Mi ci devo abituare, Lucio. No, Luce, Luce, Luce. Amma. No, non era buono. Mi è piaciuto il risotto ai formaggi. Due. Due. Mio! Anche se ero distratto, ho vinto. Tocca a me. Ah, vieni. Allora, vai. Non tira. Vabbè, se papà riesce a fare. Ah, aspetta, ti. Una. Vai, Bubi. Prendi quelli davanti. Sì, quelli davanti. Due per papi. Vai. Ragazzi, a due papà e a questa due. Volta ha vinto papi. Bravo papi. Siamo tutti a uno. Non sei a bravo, due. Bravo papi. Ragazze, dopo cena ho già fatto uscire i cani, Ricky sta facendo addormentare Alessandra, anche perché domani, ragazze, sveglia presto perché dobbiamo andare appunto al mobilificio, non saprei come chiamarlo, all'azienda per il bagno, e quindi andiamo fino a Torino a appunto vedere un po' i materiali e quant'altro per... appunto ristrutturare il bagno al piano di sotto. Ve ne ho parlato già diverse volte, ma come vi dico sempre, appena è tutto deciso, appena è tutto ve ne parlo, e mi piace parlarvi di cose importanti quando sono sicure, quando è già tutto deciso, abbiamo capito eccetera, perché mettere 300 titoli sul bagno non mi piace, insomma, preferisco poi parlarvene quando siamo sicuri, ecco. E però non vedo l'ora, ragazze, perché comunque abbiamo già visto due volte il signore che è venuto a parlarci nella prima volta, poi è venuto la seconda per i più dettagli, e poi appunto ci ha invitati per nella loro azienda per vedere proprio i materiali di persona, perché comunque da catalogo è una cosa, di persona è un'altra. E poi una cosa molto molto carina che mi hanno detto che già mi piace è che diverse tipologie, diversi design, diverse, non mi viene il termine preciso, comunque
diverse ambientazioni, eccetera, sono proprio calpestabili, un po' come all'IKEA per intenderci, quindi vedi proprio come poi l'effetto che ti dà reale, no? Quindi non vedo l'ora veramente che sia domani, ovviamente vi portiamo con noi, qualcosa ve lo faccio vedere qui e là, vi faccio vedere qualche esposizione che hanno e qualche materiale, qualche pavimento, qualche piastrella, vi faccio vedere un po' quanto sono belli. E basta, io sono stanca, domani sveglio alle 6:30 perché appunto alle 9:30 dobbiamo già essere là e c'è un'oretta di macchina, insomma non vogliamo farci la strada tranquilli, insomma non penso che prenderemo l'autostrada, adesso vediamo, magari ne prendiamo un pezzetto e poi usciamo, insomma facciamo la parte non a pagamento, ecco, facciamola un pezzo di autostrada, un pezzo di statale, ci facciamo il viaggetto tranquilli, partiamo un po' prima e ce ne andiamo giù tranquilli, insomma. Ma oggi abbiamo visto anche Masterchef, lascio aperto così dentro un po' di freschetto, a parte che se fa fresco così domani sinceramente, essendo che usciamo al mattino presto, penso che mi porterò una felpa, sia io che Alessandra, poi vabbè Riccardo, lui prima che si metta una felpa deve essere il giorno di Natale, altrimenti non ha mai freddo lui, però io sinceramente me la porto perché adesso sono dentro casa e quindi c'è ancora quel tepore, ma noto che proprio stando più vicino alla finestra sinceramente ho freddo, vero che adesso è sera però domattina presto secondo me sono punte a capo e con una maglietta so già che ho freddo, quindi così così adesso mi preparo già le cosine da mettere domani mattina, così non mi riduco proprio all'ultimo minuto, che è una cosa che odio proprio, perché per Ale sono piena di idee, ho il cassetto di là stracolmo e per me invece non ho idee. Allora, ho scelto le cosine, ho scelto questa qui verde, tra l'altro devo poi tagliare questa etichetta perché è veramente fastidiosa, molto evidente, molto lunga, quindi poi la taglio. E questa qui, che è molto carina, con lo sbuffo qua, me l'avevo fatta vedere, l'avevo trovata al mercato, comunque tanto domani me la vedete nel video. Poi ho preso questa felpina grigia, ma non è che mi convinca molto perché è tutto abbastanza fine, non è che ci stia tanto bene, quindi non lo so, o tolgo questa e metto qualcosa di più sportivo, mi sa di sì, opto per una maglietta magari semplice, così jeans e felpina grigia ci stanno meglio, cambio. Niente, ho scelto questa qua alla fine, che è quella lì carina, che presi mi pare a Torino, non mi ricordo in quale negozio, ma a Torino, con l'orsetto, tutti questi brillantini, almeno è nera, e la metto sopra il jeans con questa felpina in caso freddo, se no non la metto neanche, però ci sta comunque molto bene, l'ho già usata diverse volte, molto carina. E voilà, così abbiamo le cosine pulite per domani. Magari scelgo anche quella per Riccardo, che lui spesso mi dice scegli tu cosa vuoi che metto domani, se sono giorni importanti gli piace che scelgo io, però non ne ho la più pallida idea, magari questa che è un po' più carina, questa. Adesso mi metto all'editing di questo video, mi metto qua a letto mentre aspetto Ricky, monto queste clip e così cerco di farle uscire per domani, ci provo, non garantisco ma ci proviamo. E tra l'altro mi ho detto una cosa, che quando mi è arrivato il computer nuovo, pochi giorni dopo ho fatto i nuovi bigliettini da visita miei, cioè nuovi, da quando ho aperto la partita IVA non li avevo ancora fatti. E quindi felice, arrivano poi mi pare i primi di settembre, quindi ne ho fatti un bel po', ne ho fatti 500, così li distribuisco un po' in giro e poi non lo so, magari vedo se pubblicarvelo anche su, lascio acceso qua, anche su Instagram, così insomma se qualcuno di voi ha bisogno di qualcosa, se vi fa piacere, chiedete a me. E niente,
Io mi mando un bacio. Ci vediamo domani con questa super giornata. Mi lascio aperto così entra un po' di fresco. E buonanotte. Vi voglio bene e grazie sempre per esserci. Ciao.